Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questa sacrestia, la sacrestia della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Quanti incontri qui, Padre Pio, quante confessioni. Questo era il luogo dove Padre Pio confessava gli uomini. Qui oggi per raccontarvi, ecco, vedete in sovraimpressione una mail dove stiamo cercando di rispondere a tutti, ma allo stesso tempo anche di raccontare le vostre storie. Federico ci ha scritto perché ha raccontato come Padre Pio è entrato nella sua vita e un po' l'ha stravolta, ma allo stesso tempo ci spiega che è stato Padre Pio a risolvere una grande situazione particolare della sua famiglia. Infatti racconta Federico che lui e il papà gestivano un distributore di carburanti da 6 anni. Nel maggio del 2015 decidono di chiudere e vendere. Una persona era interessata all'acquisto, ma non aveva tutta la somma, ma comunque garantì, assicurò verbalmente, credo, i proprietari che il papà di questa persona avrebbe aiutato proprio nel saldo finale, nel successivo mese di giugno. A questo punto Federico e il papà vendono questa attività nell'attesa però di avere la somma finale. Un mese prima di cedere la gestione, Federico trova nel piazzale del distributore, proprio nel suo distributore, una foto di Padre Pio, con una scritta: "Nel malato c'è Cristo, nel malato povero c'è Cristo due volte." Federico la raccoglie, la mette in tasca senza farci tanto caso e poi la appoggia e la lascia a casa sua, sulla sua scrivania. Da premettere che Federico conosceva Padre Pio, ma non aveva mai approfondito la sua storia. A giugno, il padre dell'acquirente contesta, a suo parere, l'eccessivo prezzo di acquisto del distributore di carburanti. Decide però di pagare, ma pagare solo una parte. Federico e il papà si ritrovano senza lavoro e con circa 45.000 euro di debiti. Come fare a pagare questo debito? Federico era disperato. Si ritrovò allora nella sua stanza da solo, in pianto, con quella foto di Padre Pio e lui scrive: "Mi sentii che qualcuno mi rassicurava. Nonostante quella situazione molto triste e drammatica, vedevo gli occhi di Padre Pio che mi rassicuravano." 2 mesi dopo, proprio mentre Federico era disteso sulla panchina di casa sua, vede nelle nuvole in cielo e lui dice di distinguere così ancora un uomo con la barba simile a quello di Padre Pio. In quella stessa settimana Federico trova lavoro, si rimette a studiare e anche il papà, una settimana più tardi, viene chiamato a lavorare in un'azienda agricola. Grazie a Dio, scrive Federico nella mail, grazie a Dio e a Padre Pio abbiamo piano piano finito di pagare tutti i debiti con le banche e sono passati tutti i momenti bui e tristi. La preghiera di Federico, e questo ce lo chiede da condividere con voi, va a Dio e all'intercessione di Padre Pio per tutte quelle persone che sono in difficoltà economiche e che oggi non riescono ad andare avanti.